Una mostra di veicoli a basso impatto ambientale, elettrici, ibridi e a metano per sensibilizzare i cittadini sui temi della mobilità sostenibile. Si intitola Street Mobility Day e la giornata promossa dall'assessorato all'ambiente del comune in collaborazione con ANEA per informare sulle soluzioni più innovative contro l'inquinamento dell'aria. In esposizione in via Cervantes anche alcuni dei 15 veicoli elettrici consegnati al comune dall'azienda TIL di Reggio Emilia, che saranno destinati alla manutenzione dei parchi cittadini. Questi sono i primi 15, ma pensiamo gradualmente di dotare almeno tutto il settore ambiente di mezzi elettrici e poi speriamo che nel tempo tutta l'amministrazione, a questo stiamo lavorando, che tutta l'amministrazione capisca che la sfida dei prossimi anni è la sfida della sostenibilità. Hanno costi di esercizio bassissimi perché non hanno parti meccaniche, motori con parti meccaniche, quindi hanno anche costi di manutenzione molto ridotti e hanno un'autonomia che è comparabile con quella dei veicoli convenzionali, cioè possono tranquillamente fare 80-100 km al giorno. L'iniziativa, che cade nella settimana internazionale dedicata all'ambiente, rientra nelle azioni previste dal patto dei sindaci, che vedono impegnata la città di Napoli nel progetto europeo di riduzione dell'inquinamento atmosferico e sviluppo di piani di azione per l'energia sostenibile. La modalità con la quale il comune ha acquisito questi veicoli è totalmente innovativa perché si tratta di un noleggio a lungo termine che fino adesso era solo appannaggio di auto e furgoncini convenzionali a benzina a diesel. Per la prima volta nel centro-sud Italia si fa un noleggio a lungo termine di veicoli elettrici. Questo solleva il comune di tutta una serie di adempimenti, assicurazione, di manutenzione ordinaria e quant'altro, altro che viene caricata sulla società che fornisce questo noleggio a lungo termine.